Benvenuti a tutti quanti in questo nuovo video. Allora, come penso che si sarà intuito un po' dalla copertina, un po' dal titolo, oggi voglio andare a parlare di Coinbase. Coinbase nel senso di azienda, quindi come stock. Quindi siamo nel mondo delle criptovalute, però in particolare andremo a parlare di una società. Andremo a vedere il suo business model, posizionamento sul mercato, la sua storia, il suo management, la solidità finanziaria e margini, quindi qualche numero, andiamo a vedere un po' come è messo proprio da un punto di vista di bilancio. Poi andremo a vedere i dividendi, che vabbè, spoiler, non ci stanno. Andremo a vedere i vari competitors, il futuro e fine, per concludere, la mia opinione personale. O meglio, quello che io credo che sia il giusto prezzo di Coinbase e se io ci andrò ad investire. Interrompo 5 secondi questo fantastico video solamente per parlarti di LEDN. LEDN è una piattaforma di lending e permette di ottenere interessi andando a depositare Bitcoin oppure USDC. I tassi sono molto interessanti. Oltre a questo, LEDN è molto trasparente. Ogni 6 mesi va a fare la Proof of Reserve, ovvero una società esterna pubblica va a controllare i bilanci e certifica e soprattutto ci comunica la situazione finanziaria di LEDN, che fino all'ultima Proof of Reserve è veramente ottima. Se non ti sei mai iscritto oppure se sei interessato, trovi il link in descrizione. Con questo ho finito, buon proseguimento del video. Infatti in questo video voglio cercare di rispondere ad una domanda che ultimamente si sta facendo spesso e se ne è parlato anche nel gruppo Telegram, che te lo lascio qua sotto in descrizione. La domanda che si fa ultimamente è: conviene adesso investire in Coinbase? Ed infatti, se andiamo a vedere lo storico del suo prezzo, non è che faccia proprio tantissimo sorridere. Infatti non appena è stata quotata in borsa valeva circa $400 per ogni azione, mentre adesso vale $65. Giusto per dare un'idea di che cosa stiamo parlando, giusto per buttare qualche numero, dal suo all time high, quindi dal punto più alto in cui l'azione di Coinbase è mai arrivata, siamo precisamente ad un -85%. Comunque sia, prima di iniziare e di andare per punti, perché altrimenti rischio di perdermi e di fare un casino, più che altro salto da un argomento all'altro, sappi che io sono Roberto e in questo canale tratto argomenti di finanza, finanza personale, psicologia e viaggi. Infatti io mi sono licenziato da circa un anno e viaggio attraverso rendite date principalmente dalle criptovalute. Nel portafoglio ho anche dividend stock, però come ho raccontato in tanti video passati, in vlog, con report di spese e entrate, la mia principale, per non dire sostanziale, fonte di entrata sono principalmente le criptovalute. Quindi nel caso in cui ti piacessero argomenti come questo qua, che vado a trattare in questo video oppure negli altri che ho fatto, iscriviti per non perderteli. Allora, iniziamo. Business model. Innanzitutto, che cos'è Coinbase, di che cosa si occupa e che cosa fa? Allora, il business model di Coinbase è abbastanza semplice. È una piattaforma che permette agli utenti di scambiare le criptovalute. Però adesso andiamo a vedere qualche numero. Infatti Coinbase è un exchange, non è un broker. Ad esempio eToro permette di scambiare criptovalute, ma permette anche di scambiare asset, permette di scambiare ETF, insomma diverse cose. Coinbase al momento permette solamente lo scambio tra criptovalute. Quindi il suo business model è abbastanza semplice, insomma è tipico del settore. Una sola parola: commissioni. In realtà negli anni Coinbase ha cercato di diversificare il suo business model, magari dopo lo andiamo a vedere un po' più nel dettaglio, però sostanzialmente Coinbase guadagna semplicemente perché permette agli utenti di fare questi scambi. In questo momento la commissione media per un utente è dello 0,40%. Oltre alle classiche commissioni, Coinbase ha anche una sua carta, che sì, non la utilizza nessuno, se sei nel mondo cripto magari non l'hai neanche mai sentita, però sì, ha una sua carta di debito, quindi non di credito come Nexo e altre, è una carta di debito e ovviamente ha delle fee. In particolare mi sto riferendo a queste fee qua, se le riesco a trovare, eccole qua. E quindi sostanzialmente cerca di entrare anche in quel business, ovvero quello dei pagamenti elettronici. Poi, come ho scritto qua, vabbè, commissioni sullo scambio, poi ovviamente si fa pagare per i servizi di custody, quindi di custodia, però senza che ci giri troppo intorno, sappi che in realtà il suo core business è un po' come per la Apple l'iPhone, cioè il suo punto di riferimento per quanto riguarda i suoi incassi è sostanzialmente le commissioni di scambio. Ora qui, in questa pagina, ho messo le cose che io ritengo più interessanti per quanto riguarda questa sezione, ovvero il suo business model. Al momento Coinbase guadagna quindi sostanzialmente la maggior parte del suo fatturato dalle commissioni. Mentre nel passato però Coinbase aveva solamente clienti retail, negli ultimi anni abbiamo visto nel mondo delle criptovalute entrare molti istituzionali. Come possiamo vedere, Coinbase ci comunica di avere 98 milioni di clienti retail e nel sito ci dice anche che ha circa 11.000 clienti istituzionali. Andando a prendere il suo ultimo report relativo al primo trimestre 2022, quindi fino al 31 marzo 2022 per capirci, vediamo che in questo momento storico Coinbase genera più fatturato dai clienti istituzionali. E come possiamo vedere, nonostante gli istituzionali siano solamente 11.000 rispetto ai 98 milioni di clienti retail, a loro dire, poi non si sa quanti siano attivi, quanti non attivi, questo non ci è dato sapere. Andando a tirare giù qualche calcolo, quello che più o meno riusciamo a capire è che in media un retail muove circa $5.500 all'anno, mentre in media, ovviamente sono valori da prendere con le pinze, perché potrebbe esserci un utente retail che muove $100.000. Guardate che mi sono trovato in tasca, guardate, è il salario di un anno e sapete per me che sono spiccioli, guardate, sono spiccioli.
e un cliente retail che ci mette dentro la paghetta magari i 20 euro dati dal padre a settimana, e quindi ovviamente non si avvicina minimamente ai 5.000 dollari. Però per capirci, più o meno un cliente istituzionale muove circa 103 milioni di dollari ogni anno, mentre un retail 5.000. Ora, andando a incrociare questi dati con il volume che Coinbase ci va a comunicare, vediamo che più o meno tutto il business di Coinbase, comprese le carte, compresi gli scambi, compreso tutto quanto, andando a prendere il fatturato e andandolo a dividere per il volume che muovono i retail e gli istituzionali, più o meno ci sta una commissione implicita dello 0,47%. Questo però nel 2021, e questo dato più o meno ci torna. Ora, che cosa è importante notare? Che secondo me l'attuale business model di Coinbase, diciamo che non è proprio efficientissimo. Dopo andremo a vedere perché. Quello che voglio anticipare è che lo 0,40% di fee in questo momento è tantissimo. Infatti, come vedremo dopo, i competitor stanno molto molto più avanti. Però, come potete vedere da questo documento, che te lo lascio in descrizione, il CFO di Coinbase risponde sostanzialmente che loro stanno sperimentando diverse strutture di fee. Quindi sostanzialmente penso che abbiano intenzione di cambiare. Infatti, ho trovato interessante questa cosa. Coinbase, l'ho riportato qua su Excel, sostanzialmente sta lanciando un nuovo prodotto che si chiama Coinbase One. E vogliono portare le fee a zero, però tramite un abbonamento. Al momento, da quello che ho capito, ma non ne sono certo, anzi, se hai informazioni migliori, magari lasciamele qua sotto nei commenti, l'abbonamento potrebbe costare circa 30 dollari al mese per ogni utente. Il che vuol dire che un utente pagherebbe Coinbase circa 30 dollari al mese e Coinbase gli permetterebbe di avere 0% di fee. Attenzione però, perché in teoria ci sarà comunque uno spread. Quindi, che cosa voglio dire? Che attualmente il business model di Coinbase è questo qua. Si basa su delle fee di scambio che oscillano tra lo 0,40 e lo 0,50%, che sono notevolmente superiori rispetto ai competitor. Quindi, per concludere il primo punto, il business model di Coinbase è questo qua. Commissione di scambio, fee abbastanza elevate rispetto alla concorrenza, dopo lo vediamo meglio, ma volontà da parte del management, come abbiamo visto dalla risposta del CFO, di cambiare. Perché cercare di spingere sugli abbonamenti per una società è quasi sempre meglio, perché permette una prevedibilità dei ricavi. Infatti io non so magari un trader quanto va a spostare ogni mese, è difficile fare una stima perché ci sono veramente tante variabili, però se riesco a mettere una variabile certa, ovvero magari un costo mensile, avrò molta più prevedibilità per quelli che saranno i miei ricavi, e quindi sostanzialmente sarà molto più facile programmare, insomma fare tantissime cose. Quindi non è bruttissima questa idea, però per il momento è ancora tutta in sperimentazione. Il secondo punto, posizionamento sul mercato. Qui ho scritto da top di riferimento a semi top. Per chi non fosse stato presente nel mercato delle cripto nel 2017, dovete sapere che Coinbase era proprio un leader assoluto. Io stesso ho iniziato con Coinbase, poi in realtà ne ho utilizzati tantissimi altri, però Coinbase era un punto di riferimento. Era il più semplice da utilizzare, era il più chiaro, sembrava essere anche il più sicuro, e probabilmente lo è tuttora, e quindi devo dire che nel 2017 era decisamente il top. Non ci stava neanche un solo competitor che potesse reggere il confronto. Quindi al tempo, al 2017, che poi vabbè sembra un secolo fa, ma in realtà era solamente 5 anni fa, era veramente il top. In questo momento, come è messo Coinbase? Dal punto di vista degli istituzionali, come abbiamo visto dai volumi che muovono, è ancora un leader. Infatti è sicuramente una delle piattaforme più complianti, una delle piattaforme più sicure, che sta quindi più attenta alla compliance e alla sicurezza. E questo sicuramente per un istituzionale è fondamentale. Però dal punto di vista dei volumi scambiati, secondo me ha perso tanto, tantissimo terreno. Basta guardare la classifica su CoinMarketCap delle piattaforme che muovono più volumi solamente nelle 24 ore. Su Binance nelle ultime 24 ore sono stati mossi 13 miliardi, su FTX 2 miliardi, su Coinbase 1 miliardo e 8. Quindi sicuramente Coinbase, da che era top assoluto, adesso non è più questo grandissimo punto di riferimento. Io stesso, che mi reputo un utente medio, non lo utilizzo assolutamente più, per una marea di motivi che vedremo tra poco. Terzo punto, storia e management. Un po' come crede anche Warren Buffett, il management è fondamentale, perché magari una società ha dei numeri solidi, però se il management non è in grado di continuare a fare bene, magari il nostro investimento potrebbe essere completamente vanificato. Infatti, quando investiamo su una società, noi non andiamo a investire su quello che è successo nel passato, ma noi investiamo sulle prospettive future, e le prospettive future cambiano tantissimo in base al management. Allora, sul management ci sono secondo me alcune cose molto positive e alcune cose molto negative. La cosa positiva qual è? Che colui che ha fondato Coinbase, ovvero Brian Armstrong, crede veramente tantissimo nell'azienda, tant'è che ultimamente ha comprato un'altra vagonata di azioni, e quindi questo è sicuramente un segno di solidità, perché se chi sta dentro, se chi la conduce, continua a comprare magari anziché vendere, sicuramente è un segno di fiducia.
Inoltre non ha mai venduto, non ha mai mollato e in questo momento, come potete vedere da questa schermata, detiene circa il 15% delle azioni per un controvalore di circa 2 miliardi di dollari. E quindi direi che questo messaggio non può che essere positivo. Inoltre dobbiamo pensare che questa persona è americana, tanto per cambiare un'altra società nata in America che ha successo, ha fondato Coinbase nel 2012, cioè quando Bitcoin valeva praticamente nulla. Quindi direi che non è proprio un cretino. La parte positiva del management qual è? Che questo individuo, ovvero sempre Brian Armstrong, si è sempre mosso nel rispetto delle regole e della compliance. Questo sicuramente è un messaggio molto molto positivo, perché si è mosso sempre bene per cercare di non calpestare i piedi a nessuno. E visto il settore in cui ci stiamo muovendo, questa cosa penso sia molto molto importante. Ora, il lato negativo qual è? Che secondo me questo Brian Armstrong, tanto è intelligente, tanto è bravo e tanto è sveglio, però secondo me lui o chi per lui sono veramente troppo 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 lenti. Cioè, io non so che dire, però io ho vissuto Coinbase praticamente dall'inizio, ovviamente non da quando è stata fondata, magari, però dal 2017 ad oggi sì, ho visto i competitor arrivare e ho visto i competitor praticamente mangiare in testa a Coinbase. Cioè, negli ultimi anni, mentre le piattaforme che sono nate si sono adeguate velocemente agli standard, hanno implementato altre chain molto in fretta, ad esempio puoi prelevare Ethereum sulla BNB chain, sulla rete di Polygon, sulla rete di Avalanche, oppure ad esempio hanno messo la possibilità di mettere staking in Earn, hanno messo la possibilità di collegare la parte SFI alla parte DeFi, insomma hanno fatto una serie di implementazioni che hanno sicuramente aiutato gli utenti ad andare verso quelle piattaforme. Ecco, in tutti questi anni io non so cosa abbia voluto fare il management di Coinbase, però sono stati veramente fermi, immobili. Coinbase, se io lo apro in questo esatto momento, è veramente lo stesso identico sito che ci stava 5 anni fa. Cioè, io non noto praticamente nessuna differenza. Adesso sembrerebbe si siano dati una svegliata, che vogliano implementare altre chain, però secondo me sono stati veramente troppo lenti. Tant'è che, come vedete qui, Binance ha un volume di 13 miliardi nelle ultime 24 ore, mentre Coinbase di circa 2 miliardi. Quindi penso che questa lentezza sia stata pagata a caro prezzo. Quindi questo è quello che io penso del management. Solidità finanziaria e margini. Allora, da dove iniziare? Innanzitutto non abbiamo uno storico chissà quanto grande, quindi per semplicità e soprattutto per grafica, perché secondo me è fatto molto bene, vi prendo qualche dato solamente da questo sito. Allora, questo sito diciamo che è molto superficiale, non è che va proprio a fondo, però una panoramica diciamo ce la dà abbastanza chiara. Infatti vediamo che come valore lo reputa molto buono, dopo vedremo perché, il futuro sembrerebbe essere quasi rosio, il passato non è malvagio, la salute, che secondo me è importantissima quando si investe in questo tipo di società, è messa molto bene e i dividendi, vabbè, sono assenti, come ho detto prima. Giusto perché sto scorrendo, ve lo faccio vedere, secondo questo sito Coinbase è sottovalutata del 53% rispetto al suo fair value, ovvero il suo valore corretto, che poi è tutto da vedere quanto sia vera questa stima, però quello che mi salta subito all'occhio è che è una società che dal punto di vista finanziario va molto bene. Infatti in questo momento ha circa 4 miliardi di debito, che però sono ampiamente coperti dai soldi che ha in cassa e dagli asset. Quindi sostanzialmente da un punto di vista finanziario noi vediamo, ve lo riprendo, vediamo la salute ovviamente finanziaria e non del CEO di Brian Armstrong, magari lui ha pure l'influenza, però dal punto di vista finanziario è messa molto molto bene. Il suo fatturato lordo, perché dopo andremo a vedere il netto, è aumentato tantissimo negli ultimi anni. Nel 2019 era di 533 milioni, nel 2020 era di 1 miliardo e quasi 300 milioni, nel 2021 era di 7 miliardi, quasi 8 miliardi, e adesso sembrerebbe che si sia assestato. Quindi diciamo che ha avuto una crescita importantissima. D'altronde però ci sta da dire che anche in questi 3 anni Bitcoin ed Ethereum sono saliti tantissimo, quindi diciamo che è abbastanza prevedibile, considerando che è un'azienda che fa utili grazie agli scambi, tanta più attenzione ci sarà su Bitcoin, Ethereum e il resto delle criptovalute e tanto più questa azienda fatturerà. Quindi insomma diciamo che è un risultato sì ottimo, ma ottimo più che per l'azienda stessa, per i sottostanti, ovvero Bitcoin, Ethereum e company. La cosa che a me salta all'occhio e che non piace vedere in un fatturato qual è? Che all'aumentare del fatturato aumentano anche i costi, però in maniera veramente drastica. Infatti, mentre i costi nel 2019 erano di 82 milioni, poi nel 2020 di 135 milioni, nel 2021 i costi sono arrivati ad essere 1 miliardo e 300 milioni e sembrerebbero essere su questo ordine di grandezza anche quest'anno. Sto editando il video in questo momento e sta durando troppo, quindi la prima parte finisce qua. Iscriviti al canale se non ti vuoi perdere la seconda parte e mettimi un like se ti è piaciuta questa prima. Un saluto e alla prossima!